Ciao Marcello, ciao amici Top Planet, Top Land, ciao Delio e gruppo WhatsApp. Finalmente si stacca il biglietto agli ottavi di finale, Olympiacos su Juventus 0-2, contava il risultato e il passaggio del turno. Quarta gara consecutiva senza subire gol tra campionato e coppa, secondo in classifica dopo il Barcellona. Diciamo che è stato il primo tempo una partita combattuta. Bene Costa e Cuadrado, molto bene Benatia. Nella ripresa la squadra diciamo, era meno concentrata e poco propensa in fase offensiva, dove gli avversari non si coprivano più di tanto nell'ottenere il risultato, dato che la loro erano già eliminati. Difesa sempre a 30, tranne nell'ultima parte della gara. Unico cross di Alexandro per Cuadrado con il vantaggio dei bianconeri. Matuidi lottava e collegava il centrocampo con l'attacco, mentre gli esterni erano molto timidi, con il solito Alexandro poco volenteroso alla fase offensiva. Male, soprattutto male Dybala, non so cosa sta succedendo a questo ragazzo, perché è un ragazzo veramente è un fenomeno, ma è da quasi un mese che Dybala non sta facendo bene. E poi alla fine, negli ultimi 10-5 minuti, dopo un secondo tempo di privo di intensità, è entrato a fine gara Bernardeschi, che ha creato due occasioni da reti, una concretizzata alla grande, grandissimo gol che ha bucato la rete. Ottavo passaggio del turno da parte di Massimiliano Allegri, quattro volte consecutive con la Juventus, che ha superato anche Mourinho. Adesso si va agli ottavi e non si potrà più sbagliare. Non si potrà più sbagliare perché adesso arrivano le partite molto molto dure e importantissime. Ora testa a sabato. Sabato voglio vincere più di quanto di quella della partita di Napoli. Voglio vincere questa partita e sono molto fiducioso. Siamo carichi, non vediamo l'ora che arrivi sabato. Fino alla fine, Marcello. Forza Juventus, il pianeta è bianco-nero. Ciao Marcello!